Tutta l'attenzione in questi giorni è rivolta alle nuove schede video dell'NVIDIA, la serie RTX 3000, ovviamente per quanto riguarda le prestazioni e il prezzo a cui sono vendute e lo step che hanno fatto rispetto alla versione precedente, alla serie precedente. Ma noi abbiamo l'alimentatore adatto, l'alimentatore che ci permetterà di mantenere tutta questa potenza bruta delle nuove schede video? Bene, proprio con noi oggi abbiamo il nuovo alimentatore della Corsair, stiamo parlando del CX750F RGB. La scatola con cui ci arriva è ben rifinita e da colori accesi. Troviamo subito in bella vista l'alimentatore, il nostro CX750F, con la sua ventola RGB accesa. E l'occhio ci cade subito sulla certificazione, stiamo parlando dell'80 Plus Bronze. Ora, l'80 Plus cosa vuol dire? 80 Plus è una certificazione a livello volontario per tutti quanti gli alimentatori, sia a livello consumer che server, quindi enterprise. A seconda della tipologia di utilizzo avremo vari livelli di certificazione. Ad esempio, nel nostro caso, quindi nel caso di alimentatori per la serie consumer, avremo 6 livelli di certificazione. Si parte da una certificazione 80 Plus standard fino ad arrivare ad una 80 Plus Titanium, passando per appunto l'80 Plus Bronze. In questo caso, il nostro alimentatore ci garantirà un'efficienza energetica dell'85%. Cosa vuol dire? In soldoni è molto semplice, quindi ogni 100 watt che questo alimentatore preleverà dalla nostra presa a muro renderà disponibili 85 watt per i componenti interni del nostro computer. Quindi questo vuol dire che circa 15 watt su 100 verranno sempre dispersi in rumore, in calore o comunque sia verranno dispersi all'interno di tutti i componenti elettronici che troveremo all'interno dell'alimentatore. I vari livelli si differenziano a seconda dell'efficienza energetica, quindi più saliremo di livello e meno perdite energetiche avremo, quindi avremo una maggiore efficienza energetica dell'alimentatore. Dicevamo la scatola, colori brillanti, troviamo sui lati altre raffigurazioni del nostro alimentatore, la scritta Power Play, altre raffigurazioni. Troviamo inoltre una descrizione del bundle che troveremo all'interno della scatola, troviamo le altre certificazioni a cui è stato sottoposto questo alimentatore. Sul retro della scatola invece possiamo trovare le dimensioni dell'alimentatore stesso, dei due grafici raffiguranti uno l'efficienza energetica e uno il rumore a cui, che produrrà questo alimentatore, più un'altra bellina in cui ci fa vedere quanti ampere mette a disposizione per ogni singolo rail, o comunque sia per ogni singolo voltaggio a disposizione dell'alimentatore stesso. Quindi, detto questo, andiamo ad aprirlo e vediamo cosa ci aspetta all'interno. Al suo interno troviamo due libretti di istruzioni, il cavo di alimentazione, il pacchetto con tutti i cavi per connettere i componenti del nostro computer, un altro pacchettino con alcune fascette e le viti per fissare l'alimentatore al case e l'alimentatore stesso, ovviamente, ben protetto nella sua confezione. L'alimentatore, come vediamo, è molto compatto, ha dimensioni di 140x150 mm per un'altezza di circa 85 mm. Tra le caratteristiche principali troviamo appunto la certificazione 80 Plus Bronze, che ci porta ad avere un'efficienza energetica fino all'88%. Abbiamo una ventola da 120 mm RGB. Questo alimentatore lo possiamo trovare sia in colorazione nera che in colorazione bianca e anche i cavi collegati, i relativi cavi di alimentazione per il computer saranno colorati o neri o bianchi a seconda della versione che andremo ad acquistare. Ovviamente la ventola, avendo colorazione RGB, sarà controllabile anche tramite l'applicazione IQ di Corsair e comunque sia sarà compatibile con tutte le schede madri che avranno il connettore RGB stesso. Andiamo ad analizzare ora il nostro Corsair.
Abbiamo sul retro il pannellino con tutti i connettori per i cavi modulari, abbiamo il connettore per la scheda madre, 4 connettori per il PCI Express o CPU, abbiamo 3 connettori per le periferiche serialata, più un connettore per il cavo RGB in. Abbiamo anche una tabella riportante tutte le varie certificazioni, importantissimo, abbiamo detto e ripetiamo, è in 80 plus bronze, quindi fino a un 88% di efficienza energetica. Sul retro non abbiamo altro che il tastino on off, la porta, il connettore per il cavo di alimentazione più il tastino RGB. Questo alimentatore della Corsair, il 750F, è totalmente modulare come possiamo vedere. I cavi con cui ci viene fornito sono abbastanza lunghi, il cavo per la scheda madre ha una lunghezza di circa 610 mm, mentre il cavo PCI Express, quindi quello per collegare le nostre schede video, ha una lunghezza di circa 750 mm, 75 cm. Mentre invece i cavi, quelli per le nostre periferiche, quindi per gli hard disk, le lettori DVD, se ancora ce li abbiamo, è una lunghezza, arriva fino a 80 cm di lunghezza. Sono tutti cavi flat, tranne quello per la scheda madre che è completamente slivato e comunque se di colore nero. Ripetiamo, se acquistiamo il 750F o comunque se tutti gli altri alimentatori di questa nuova serie di Corsair in versione bianca, anche tutti i cavi ci arriveranno in versione bianca, in colorazione bianca. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa breve video recensione. Il Corsair è un alimentatore che sicuramente ci è piaciuto, ha un prezzo contenuto, infatti la versione 750 lo troveremo intorno ai 99 euro, i suoi fratelli più piccoli, quindi le 650, lo troveremo intorno agli 87 euro, e la versione 800, da 550 watt lo troveremo intorno agli 80 euro. L'alimentatore è sicuramente un ottimo prodotto, noi ora lo andremo a utilizzare per i nostri test e voi troverete la recensione completa sul nostro sito extremardo.com. Se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete un like e iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!